Ciao a tutti! Il video di oggi ha ancora a che fare in un certo senso con le annaffiature. Come potete notare dalle piante che ho qui, oggi parliamo di idrocultura e semi-idrocultura. A mio parere sono due tecniche culturali molto utili se vogliamo rendere più autonome le nostre piante in termini di annaffiature. Ma vediamo di cosa si tratta. L'idrocultura o idroponica è una tecnica culturale che prevede l'assenza di un substrato. La pianta viene quindi coltivata in acqua e i nutrienti di cui ha bisogno vengono anch'essi disciolti in acqua. Al contrario, nella semi-idrocultura o semi-idroponica viene inserito un materiale inerte all'interno del contenitore, che può essere argilla espansa, pomice, PON. Il vantaggio principale è che questi inerti garantiscono un sostegno alla pianta, danno quindi un qualcosa a cui aggrapparsi alle radici e rendono così la pianta più stabile. In più, solitamente in semi-idrocultura le radici delle piante non sono direttamente a contatto con l'acqua. In questo modo non si svilupperanno le radici sottili che di solito si sviluppano in acqua, ma si svilupperanno delle radici un po' più spesse e resistenti come quelle che si sviluppano nel terriccio. Personalmente preferisco la semi-idrocultura appunto per questi motivi. Per quanto riguarda i vasi, possiamo scegliere diverse opzioni, con costi e vantaggi diversi. La prima opzione, come in questo caso, è l'utilizzo di un vaso apposito per la semi-idrocultura. È costituito da un idrovaso in cui l'inerte andrà posizionato insieme alla pianta e un coprivaso che fa da riserva d'acqua. Questi vasi ci permettono di monitorare il livello della riserva grazie a un apposito indicatore che ci indicherà quando la riserva è sufficientemente piena e quando la riserva è vuota. Quindi i vantaggi di questa modalità sono innanzitutto che possiamo monitorare con precisione la quantità di acqua che c'è nella riserva e in più si può anche pulire facilmente il coprivaso nel caso in cui si formino delle alghette. In commercio ne esistono di diversi, a volte hanno dei prezzi un po' elevati, ma si possono anche costruire fai da te. Magari in un prossimo video vedremo come possiamo costruirlo. La seconda opzione invece è utilizzare un vaso o un contenitore trasparente come in questi due casi. In questi casi non avremo l'indicatore di acqua, ma potremmo monitorare direttamente noi il livello della riserva. In questi casi non abbiamo la vera e propria riserva d'acqua come nel caso di idrovaso e coprivaso. Abbiamo una riserva d'acqua sul fondo. È infatti importante per garantire la reazione delle radici riempire solamente i primi 2-3 cm a partire dal fondo del vaso. Sarebbe meglio che le radici non entrassero in contatto direttamente con gli ultimi centimetri di riserva d'acqua per avere una reazione maggiore. Ma se questo succede, come in questo caso, che come vedete le radici sono cresciute fino al fondo, non è assolutamente un problema. Basterà, una volta che si asciuga la riserva, aspettare anche qualche giorno, una settimana, prima di riempire nuovamente la riserva, in modo che anche questi ultimi centimetri di radici possano respirare un po'. I vantaggi principali di questi vasi sono sicuramente la semplicità e il basso costo. Secondo me questa tecnica è molto utile per appunto rendere più autonome le nostre piante, per esempio quando andiamo in vacanza. Inoltre, siccome i materiali inerti che andiamo a utilizzare non contengono materiale organico, non ci sarà neanche il problema della formazione di quei fastidiosi moscerini che a volte si hanno nella terra. Però ci sono alcune cose da tenere presenti. La prima è che innanzitutto le piante hanno bisogno di elementi essenziali per crescere, che sono azoto, potassio e fosforo. Normalmente questi elementi si trovano nel terriccio, che però a forza di usarli ovviamente anche questo si impoverisce. Per questo dobbiamo essere noi a intervenire con i concimi. Allo stesso modo succede per le piante in idrocoltura. Anche in questi casi esistono varie opzioni.
Esistono dei concimi appositi, solitamente sono dei concimi granulari, che durano solitamente qualche mese, che possono essere inseriti direttamente all'interno della riserva nel coprivaso. Questi rilasceranno mano a mano gli elementi, necessari per la pianta. Un'altra soluzione è utilizzare dei, materiali inerti come il PON, che hanno già un concime a lenta cessione al loro interno, che solitamente dura un annetto. Se per, questo tipo di vasi con il coprivaso è molto pratico utilizzare appunto i concimi granulari di cui parlavamo prima. Per questi due casi non è molto pratico, infatti non abbiamo una riserva d'acqua dove andare a inserire un eventuale concime granulare. Secondo me la scelta migliore è utilizzare dei concimi che possono essere somministrati per via fogliare. Infatti alcuni concimi sono concepiti per essere assorbiti sia dalle radici sia a livello delle foglie. In questo caso è sufficiente diluirli con acqua e spruzzare e vaporizzare su tutta la chioma della pianta. A questo punto saranno le foglie ad assorbire gli elementi. Un'altra accortezza molto importante da tenere presente è che le radici delle piante, come sappiamo, hanno bisogno di respirare ossigeno. Quindi la presenza costante di umidità all'interno del substrato può causare marciume, come abbiamo parlato precedentemente in questo video. Quindi, per essere sicuri, una volta che è terminata la riserva di acqua, aspettiamo qualche giorno prima di riempirla ancora. Tanto gli inerti comunque rimangono sempre leggermente umidi perché assorbono acqua. Quindi sicuramente la nostra pianta non morirà per quei 2-3 giorni senza riserva. In questo modo le radici potranno ossigenarsi per bene. Quasi tutte le piante si possono adattare a questa tecnica culturale. Pensate che anche le piante grasse, se adottiamo le giuste accortezze, possono trovarsi bene. Ovviamente non sarà la tecnica culturale più simile a quella che loro hanno in natura. Comunque, se vogliamo approcciarci per le prime volte a questa tecnica, alcune piante possono effettivamente essere più facili da gestire e sono tutte quelle piante che amano avere il terriccio sempre leggermente umido. Vediamo qualche esempio. Sicuramente le calatee, le marante o le ctenante sono tutte piante che amano avere il terriccio sempre un po' umido e sono anche piante che spesso sono un po' difficili da gestire perché se diamo troppa poca acqua i bordi delle foglie iniziano a seccarsi, se ne diamo troppa si annegano, insomma non si riesce bene mai a trovare una via di mezzo. Quindi personalmente io mi trovo molto bene con la semi-idrocultura come in questo caso e vedo che anche lei si è abituata molto bene e sta molto meglio di prima perché essendo spesso fuori casa ed essendo una piantina molto piccola, molto spesso soffriva un po' di sete. Altre piante che possiamo coltivare bene in questo modo sono i Syngonium, tutte le varietà di Pothos, gli Spatifyllum, ma si adattano bene anche delle piante semi-succulente come la Tradescantia. In questo caso, però, essendo una pianta che di norma ama i substrati molto leggeri e non costantemente umidi, una volta terminata la riserva facciamo attenzione a non riempirla subito, lasciamola a secco per anche una settimana. Non preoccupiamoci perché se sbagliamo qualcosa con la somministrazione di acqua, diciamo che non succede niente, la pianta ci dirà sicuramente che se stiamo sbagliando, se stiamo facendo bene. Infatti molto spesso se riempiamo la riserva troppo spesso inizieranno a comparire delle macchioline sulle foglie che sembreranno un po' rovinate, ma non disperiamoci, succede, possiamo semplicemente correggere il tiro e magari aspettare qualche giorno in più prima di riempire la riserva. Se vogliamo avvicinarci a questa pratica, però, come possiamo fare? In commercio esistono delle piante già coltivate in idrocoltura. Queste piante, diciamo che sono la scelta migliore se vogliamo approcciarci a questa tecnica culturale perché sono già abituate a vivere con le radici in acqua. Possiamo poi trasferire le piante coltivate in terra, a una idrocultura o semi-idrocultura. Dobbiamo però tenere presente che questo passaggio è sempre stressante per la pianta. Innanzitutto perché le radici non sono abituate a essere a contatto con l'acqua o comunque a essere in quel tipo di substrato. In più, il passaggio comunque dalla terra all'idrocultura presuppone la pulizia delle radici. Dobbiamo quindi svasare la pianta, pulire tutte le radici per bene dal terriccio.
per evitare marciumi. Diciamo che la cosa migliore in realtà per avvicinarsi a questa tecnica è sicuramente utilizzare delle talee già radicate in acqua, che quindi sono già abituate ad avere le radici immerse in acqua, come lo erano poi anche queste piante qua. Il passaggio dalla terra invece possiamo comunque provare a farlo, è meglio utilizzare delle piante giovani, ancora in via di sviluppo, che quindi possono adattarsi meglio alla nuova dimora. Un'altra cosa che prenderei in considerazione è utilizzare quelle piante che hanno delle radici un po' più spesse. Per esempio, nonostante le felci siano delle piante che amano molto i substrati umidi, non andrei a trasferirla dalla terra all'idrocultura perché le sue radici sono molto molto sottili e durante la pulizia si potrebbero rompere e danneggiarsi troppo. A questo punto vi lascio a questo mini tutorial che ho pubblicato da poco sulla pagina Instagram, dove andiamo a trasferire lei dalla terra all'idrocultura in modo semplice ed economico. Questa actenante è stata un po' trascurata perché purtroppo sono spesso fuori casa, quindi ho deciso di trasferirla in semi-idrocultura. Vediamo come. Per prima cosa togliamola dal vaso e iniziamo a pulire le radici dalla terra, aiutandoci con un bastoncino. È importante togliere più terriccio che possiamo per evitare marciumi. Possiamo aiutarci anche immergendola in un po' d'acqua. Una volta pulite le radici, per eliminare eventuali batteri o funghi, aggiungiamo qualche ml di acqua ossigenata a dell'acqua pulita e teniamo le radici immerse per una decina di minuti. A questo punto siamo pronti. Scegliamo l'inerte che preferiamo e sciacquiamolo sotto acqua corrente. Viste le radici sottili, io ho scelto il PON, ma possiamo usare tranquillamente dell'argilla espansa. Scegliamo un contenitore di una grandezza rapportata a quella della pianta, meglio se trasparente. Mettiamo un po' di materiale sul fondo, inseriamo la piantina e iniziamo a riempire il vasetto. Adesso aggiungiamo un po' di acqua, fino a circa questo punto. Una volta esaurita la riserva, lasciamo respirare le radici per uno o due giorni e poi riempiamo di nuovo. Ed eccola in semi-idrocultura con un metodo super economico e semplice. Dopo qualche settimana sembra aver gradito molto questo cambiamento, guardate quante foglie nuove! Il tema idrocultura è molto vasto e le cose da dire sono infinite. Ho cercato di fare un riassunto in questo video delle cose più importanti e delle problematiche più comuni. Per qualsiasi dubbio puoi scrivermi nei commenti, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, condividilo e seguimi anche sulla pagina Instagram. Alla prossima!